Il vino di Ligolli. Bello fresco. Ieri sera un caldo. C'erano 40 gradi in casa. Proprio verso le 2 comincia a rinfrescare. Oggi mi devo fare decespugliare il sotto, no? Ce la faccio. Troppo caldo. Già il sole è alto. Qua regge la piscina. Sì. Un po' di ombra, quell'albero la fa, però la fa anche d'inverno. Si dice a Francesco. Mamma mia, che caldo! Ma si sta bene. E si sale proprio che mi hanno scasso. Caldo, caldo, caldo. Questo tipo di muratura si riscalda troppo. Ah, però ti mettevi qua, si stava bene. Anche le erbette sopravvivono. Prendo tutta l'uva. Già, guarda di uva già che c'è. Mica un'altra volta la sei. Uva un po' secca, un po'. Tutta si è diradata. Boh, io ne capisco un cazzo, però sta bene. C'è qualche grappoletto. Non so cos'è. Cosa resterà? E per fine la zuzzerellini? La tantarellini? No, tu sei... Mugiu Masugiu. Queste cicale sono 5.000 watt, 10.000. Oh! Andiamo a fare un gula giù. Signor Campicas è da elogiare, ieri ne ho visto uno, è 2 anni che funziona, però con un certo riguardo, non ieri ne ho visto uno da 100 euro così piccolino, bellino, però non è adatto qua dentro. Oppure ci vorrebbe quello altro con la ghiacciaia, perché questo è ghiacciaio e rinfresca. Il frigo, se c'è molto caldo, andiamo a fare il caffettino. Poi in inverno fa tutta l'acqua, certo, se mi fa, cioè d'inverno qua c'è ghiaccio. Se si sistema il villino bene, si levano i difetti di muratura, di cose. Le truffe. E allora sì. Ah. E giunti nei pressi della tribù dei Mannacauro, forte. Arrivarono in un piscinone. Credo questa l'acqua ancora è gelida. Mica ma sto cazzo di sole. Beh, è fredda, però si può fare, eh? L'importante è il dire Mannacauro, forte, forte, Mannacauro, forte, forte.